Ciao, sono Luigi Van, tecnico installatore e camperista come voi. Seguite i miei consigli. Oggi mi va di fare qualche esperimento. Guardate cosa ho fatto qua. Non sapevo come spiegarvi bene l'utilizzo di un inverter, così mi sono inventato questa cosa. Ho collegato l'inverter SR Mechatronic da 1000 W in onda su inossidale pura alla nuova Lithium Gold. Voglio provare a vedere se riusciamo ad utilizzare i classici elettrodomestici di casa anche sul nostro camper. Primo esperimento, proviamo a collegare un computer di ultima generazione all'inverter. Perché esperimento? Perché i computer di ultima generazione richiedono un'onda sinusoidale purissima, altrimenti non vanno. Perfetto, lo carica. Secondo tentativo, forse il più apprezzato dalle nostre camperiste, è provare a collegare un phon da 1200 W al nostro inverter. Ecco qua, proviamo. Funziona e mi posso anche asciugare i capelli che non ho. Terza ed ultima prova, visto che ci siamo asciugati i capelli, proviamo a farci un buon caffè. Speriamo, perché abbiamo una macchinetta da 1300 W con un inverter da 1000. Non ci resta che provare. Esperimento riuscito, andiamo a provare l'inverter da 1500. Eccomi qua. Adesso proviamo a rispondere a una delle vostre domande più frequenti. Riusciremo ad accendere un climatizzatore con una batteria servizi? Allora, abbiamo collegato un inverter da 1500 W, in questo caso il più grosso di casa Mechatronic. Come detto, 1500 W, onda sinusoidale pura, con un picco da 4500 W. Siete pronti? Funziona. Pompa attaccata e il nostro esperimento, direi, riuscito. Riepiloghiamo. Gli inverter proposti da SR Mechatronic sono di due tipi, uno da 1000 W e uno più grande da 1500 W. Entrambi offrono una sofisticata dotazione elettronica con circuitazione in grado di produrre corrente alternata a 220 V in onda sinusoidale pura, che permette alle apparecchiature collegate di ricevere la stessa qualità di corrente elettrica offerta da una normale utenza di casa. Tutti i modelli vengono dotati di un pratico remote control per l'accensione e spegnimento e possono essere installati anche in vani tecnici o sotto gavoni, permettendo un facile cablaggio, magari in prossimità della batteria servizi. Il più grande dei due inverter presenta una caratteristica unica nel suo genere, poiché riesce a supportare spunti di carico che possono arrivare alla considerevole potenza di 4500 W.